music, news, sport. Every day for you on the web. LecoChannel.it. The Blue Light Blue Radio. Luciano, quali sono state le tue sensazioni domenica? Diciamolo, non un grandissimo esordio, non era facile, eri anche abbastanza fuori ruolo lì con Bertani, senza una punta fisica su cui far riferimento. No, sicuramente positivo, perché per me la cosa principale è vincere. Quindi, dato che abbiamo vinto 3-0, poi il resto sono tutte chiacchiere. Sicuramente ero un po' fuori ruolo, però c'era una necessità che mancava Cristofori e mi sono adattato, cercando di giocare spalle alla porta, che non è quello che mi riesce meglio. Ecco, di piazze grandi comunque ne hai affrontate. Arrivi a Lecco, una Lecco affamata di vittorie, esattamente come avevi fatto un anno fa con la Leoncio, lì ti andò bene, speri di poterti replicare. Guarda, io credo nel lavoro, lavorando duramente la settimana raggiungi i risultati, quindi se faremo questo per bene riusciremo secondo me a portare a casa l'obiettivo che sarà, cioè proviamo a vincere il campionato o la vittoria dei playoff, qualunque sia, però tanto c'è solo il lavoro per fare questo. Nello spogliatoio si parla già di Lecco Pro Patria magari? Sì, ci si pensa, giustamente è una partita importantissima che ci può avvicinare alla vetta. Ti ripeto, bisogna lavorare su questa partita e poi domenica per domenica. Allora, benvenuto Luciano, buon lavoro e anche buon Natale. Okay, grazie, auguri buon Natale. Gianluca, innanzitutto benvenuto a Lecco, ormai sei qua da qualche giorno, da venerdì. Domenica hai visto la partita dalla tribuna, non ti sarà magari tanto piaciuto, però sicuramente hai visto una buona squadra all'opera, la tua nuova squadra. Sì, domenica l'ho vista dalla tribuna, sono arrivato da poco, però ho visto un bel gruppo, una squadra unita. Domenica secondo me abbiamo fatto una buona partita, solida, senza rischiare tanto, e abbiamo vinto giustamente, nettamente la partita. Ecco, descriviti un po' ai tifosi che non hanno potuto vederti in campo. Ma io sono una seconda punta, un esterno, e sono un giocatore abbastanza abile nell'uno contro uno e niente, non mi piace tanto parlare, preferisco dimostrare coi fatti in campo quello che riesco a fare. E allora un ultimo commento, faccelo sull'ambiente che hai trovato a 360 gradi, sia all'interno dello spogliatoio che all'esterno. No, ho trovato un ottimo ambiente, ripeto, nello spogliatoio il gruppo mi è sembrato unito, coeso, e come... E anche fuori, nel senso come società e come struttura e tutto, ho trovato un ambiente molto, molto ben organizzato e insomma... C'è tutto per far bene. C'è tutto per far bene, su continuare su questa strada e migliorare sempre di più. Allora grazie Gianluca, benvenuto e buon lavoro. Grazie a voi. Music. News. Every day for you on the web. LecoChannel.it. The Blue Light Blue Radio.